Il mio canale otterrà sicuramente una crescita esponenziale nei prossimi mesi, quando proverò a farlo conoscere nel resto del mondo, al di fuori dell'Italia. E a tal proposito mi sto preparando a tale compito, esercitandomi soprattutto nella lingua inglese, migliorando la mia capacità comunicativa in inglese, in modo da poter interagire con altri filosofi, con altri pensatori, altri canali YouTube che si occupino di questioni metafisiche, ontologiche, sulle quali ruota attorno ad esempio la filosofia di Severino, per realizzare dibattiti e confronti di altissimo livello, che possano appassionare potenzialmente decine, se non centinaia, se non addirittura milioni di persone in tutto il mondo interessate a queste tematiche. In Italia la filosofia purtroppo non è la disciplina più gettonata, sebbene credo vi siano forse milioni di persone anche qui appassionate di filosofia, sia lettrici di filosofia, sia persone proprio inserite in questo campo e che quindi esercitino la filosofia. Tuttavia, nonostante vi siano, credo comunque, milioni di persone qui in Italia interessate alla filosofia, mi sembra che poche tra di esse si occupi principalmente o addirittura esclusivamente delle questioni metafisiche e ontologiche che mi appassionano, di cui parlo nel canale. Mi è stato consigliato in diverse occasioni di parlare anche di altre tematiche. Io quello che sto provando a fare è trattare il contenuto della filosofia di Severino cercando di estrapolare delle implicazioni riguardo ad altri temi a cui può collegarsi, ma trattare dei temi verso i quali magari non ho grande interesse, grande passione, non sarebbe fruttuoso, perché non riuscirei a trasmettere quel pathos, quel coinvolgimento necessario per intrattenere anche le persone e quindi portare, suscitare un interesse da parte loro rispetto a certi contenuti. Per realizzare il successo di un canale YouTube occorre, a mio avviso, un certo tipo di trasposizione, un certo tipo di comunicazione, quindi tutta una, diciamo, una componente di passione, di attitudine positiva che non può esserci quando si trattano contenuti verso i quali non c'è un autentico, genuino interesse. Questo mio compito poi unisce diverse ambizioni, non solo quella di far conoscere il mio canale, di far conoscere la filosofia di Severino, di realizzare dibattiti di altissimo livello, ma anche di diffondere una forma di consapevolezza ancora più elevata di quella finora maggiormente diffusa in certi ambiti. Infatti, una delle mie ambizioni è anche collegare la filosofia di Severino alle più alte visioni e dottrine spirituali e mistiche di un certo tipo, soprattutto di quelle orientali. Vi sono delle affinità, al di là delle ovvie differenze tra queste prospettive, ma ciò che più è rilevante anche nel contenuto del destino indicato da Severino è ciò che più sta a cuore a certe dottrine. Dottrine ovviamente che hanno degli aspetti e dei residui nichilistici che vanno soltanto, ecco, indicati, dopodiché si può trovare una comunione tra questi contenuti. Ecco, ci tenevo a parlarvi di questa mia ambizione grandissima e di come io stia anche lavorando per realizzarla. Quando tra qualche mese
mi sentirò pronto per far conoscere questo mio canale nel resto del mondo. Ecco, spero di avere anche il supporto di chi finora mi ha sostenuto guardando, ecco, i classici video fatti in lingua italiana. Continuerò ovviamente a fare video in lingua italiana, ma il focus credo che si sposterà in un contesto molto più ampio di quello italiano, che secondo me frutterà molto di più per quanto riguarda, ecco, l'interesse che andrà a suscitare, ecco, per i temi trattati.